Pechino diventerà la prima città ad aver ospitato sia i giochi olimpici estivi che quelli invernali. Oltre a Pechino, le gare sono previste anche nella contea di Yanqing, a circa 90 km dalla città olimpica, e nella città prefettura di Zhangjiakou, distante circa 220 km. Ecco delle piccole curiosità. Dopo Oslo, Pechino è la seconda capitale ad ospitare i giochi invernali. La CIO ha inserito 7 discipline in più per queste Olimpiadi. Nel dicembre 2017 è stato rilevato il logo dei giochi. Prende spunto dal simbolo Dong, carattere cinese di inverno. Così disegnato, stilizza uno sciatore e un pattinatore. Il nastro fluttuante nel mezzo simboleggia la natura ondeggiante delle montagne cinesi. Ovviamente c'è anche un riferimento al fatto che i giochi si terranno nel corso della festività per Capodanno cinese. La mascotte è il panda Bingdunduan, che simboleggia la resistenza e la forza di volontà degli atleti. Il motto è insieme per un futuro condiviso, ossia la forza dell'umanità per un futuro diverso. I giochi invernali di Pechino saranno un'edizione all'insegna dell'ecosostenibile. Saranno le prime Olimpiadi alimentate da energia verde. Per la produzione del ghiaccio in modo naturale, Pechino ha introdotto i refrigeranti a anidride carbonica, invece del tradizionale gas freon. C'è stata anche un'attenzione all'ambiente naturale, specie durante la costruzione di strade presso il Centro Nazionale di Sci Alpino a Yanqing, preservando flora e fauna. In Cina, gli sport invernali non sono così popolari come in Italia. Eppure c'è un forte collegamento tra Italia e Cina. Ad esempio, per le discipline di sci alpino, freestyle, sci nordico e snowboard dei Giochi Olimpici 2022 si disputeranno interamente sulla neve prodotta da un'azienda italiana specializzata nelle tecnologie di innevamento artificiale. Non solo gli impianti e le attrezzature made in Italy, ci sono anche talenti dello sport invernale in Cina, come Dario Cabelli, allenatore squadra cinese sci alpino paralimpico. Un'altra connessione tra Italia e Cina è rappresentata dal fatto che il fuoco olimpico si sposterà in Italia nel 2026. Ci sarà infine un concerto in celebrazione del conto alla rovescia a 100 giorni delle Olimpiadi invernali di Pechino, che sarà trasmesso in TV di molti paesi e anche sul mio canale. Tra i programmi ci sono i brani classici più famosi come Rapsodia su un tema di Paganini, Inno alla gioia di Beethoven, Marcia degli atleti, presentati dalla Orchestra Sinfonica di Brandenburgo, Orchestra di Ginevra. Non mancate!